nostri amici di TecnoAndroid. Quante volte avete ricevuto decine di messaggi di auguri a cui avete dovuto sempre rispondere? Senza dubbio è piacevole ricevere tali messaggi, però una volta ricevuti 10, 15, 20 risulta anche un po' stressante rispondere sempre allo stesso modo e vorreste qualcuno che rispondesse per voi. Ebbene, questo è possibile grazie a un'applicazione che permette appunto di rispondere automaticamente a determinati messaggi ricevuti. Autoresponder WhatsApp in particolare mette a disposizione una versione gratuita e una versione a pagamento. Per vedere come funziona facciamo subito qualche esempio. All'avvio basta toccare nell'angolo in basso a destra il simbolo più verde e si apre appunto una schermata per decidere le regole che il nostro bot dovrà seguire. Vorrei puntualizzare che questa applicazione è disponibile in lingua inglese, però diciamo posso darvi ovviamente qualche consiglio per poter utilizzarla anche se non masticate bene il linguaggio. Il primo riquadro riguarda il messaggio ricevuto. Qui potrete scrivere il testo del messaggio a cui rispondere. C'è la possibilità anche di rispondere a qualsiasi messaggio vi venga inviato cliccando sul rettangolino che vediamo sulla destra dove c'è scritto All. Infatti l'applicazione vi consiglia che qualora decideste di rispondere ad un qualsiasi messaggio che vi venga inviato utilizzando il simbolo dell'asterisco, questo sarà possibile. Nella versione gratuita, purtroppo, è possibile rispondere soltanto ai messaggi che vengono scritti in quel determinato modo in cui voi avete impostato la regola. Invece, se vediamo i tre pallini sottostanti, è possibile personalizzarlo sempre più se acquistiamo la versione Pro. Il secondo riquadro vi permette di rispondere al messaggio appena ricevuto con il testo da voi selezionato. Quindi, ad esempio, se al primo abbiamo messo tutti i messaggi, vorrà dire ad esempio che siamo in una riunione, che siamo impegnati e non possiamo rispondere. Quindi qualsiasi messaggio vi venga inviato, noi possiamo scrivere ad esempio: non posso rispondere, ci sentiamo dopo. Se invece ad esempio vi viene chiesto di inviare la vostra posizione, potrete farlo nella versione a pagamento cliccando sul primo rettangolino verde. Altrimenti è possibile impostare delle risposte standard del tipo: se vi viene chiesto che ore sono, che giorno è possibile grazie ad una lista appunto già impostata dall'applicazione. Il terzo riquadro riguarda i contatti da cui volete che sia inviato il messaggio automatico. Vi è quindi la scelta se rispondere solo ai contatti, solo ai gruppi o a entrambe le cose. Se invece volete limitare la risposta soltanto a determinati contatti, potete indicarli nel riquadro dei contatti specifici. Bisogna fare attenzione a scrivere il contatto esattamente come l'avete salvato nella vostra rubrica di WhatsApp, altrimenti il messaggio non verrà inviato. Se ne volete mettere soltanto uno, scrivete solo quel nome. Se ne volete mettere di più, dividete i nomi attraverso una virgola. Stessa cosa si può fare per ignorare determinati contatti. Ad esempio, se volete rispondere a questo determinato messaggio a tutti, tranne che ad un singolo contatto, potrete farlo nella sezione dei contatti ignorati. Infine, potrete impostare il tempo di ritardo di risposta, questo sempre nella versione Pro. Ripeto, nella versione gratuita è importante che il messaggio ricevuto sia esattamente quello indicato da voi nel riquadro dei messaggi ricevuti. Se invece acquistiamo la versione Pro sarà possibile giocarci un po' su, ad esempio se ricevete il messaggio grazie o grazie mille o mille grazie sarà comunque possibile ricevere risposta. Altrimenti nella versione gratuita risponderete prego se il vostro contatto scriverà semplicemente grazie, come vedete sullo schermo del telefono.
È possibile inoltre attivare o disattivare questo bot cliccando in alto a destra il pallino che vediamo momentaneamente verde per chi è attivo. Analogamente, se vogliamo attivare soltanto qualche regola, possiamo farlo cliccando sul pallino appunto accanto alla specifica regola. Bene, per concludere, per quanto riguarda questa applicazione, certamente la versione gratuita è abbastanza limitata, a meno che appunto non si utilizzi la regola che abbiamo visto per quando siamo impegnati. Bene, spero di essere stata abbastanza chiara e di avervi dato delle dritte utili, soprattutto per il piccolo, diciamo, problema che l'applicazione è totalmente in lingua inglese. Se siete curiosi di scoprire tutte le possibilità di questa applicazione, non vi resta che scaricarla. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!